Benvenuti al primo episodio di Clash Royale o Clash Royale in stile avvistato. Iniziamo con la prima partita, sono già in Arena 4. Guardate, questo qua è il mio deck, fra poco lo vedremo. Iniziamo buttandoci sopra la capanna dello zio Tom. Tom e Jerry, Jerry Scotti, sì, Scotto, perché ho la febbre. Come la febbre del sabato sera. Lui mi manda uno scheletro gigantesco. Scheletro gigantesco, mi dispiace, ma adesso ti aspetterà una bellissima orda di scheletrini. Perfetto, mi manda anche lui scheletri dall'altra parte e lui mi mangia il cucciolone di drago. Scusate, mi manda il cucciolone di drago. Non si può fare, ma sì, lo facciamo andare avanti per un attimo e dopo ci buttiamo gli sgherri, gli sgherri. Gli sgherri sono proprio il mio forte, eh? Sono proprio... il mio principe ha distrutto quasi la torre. No, non è vero. Avrà distrutto l'80%. No, non ha distrutto l'80%. Perfetto, gli sgherri vanno avanti e loro intanto mi colpiscono la mia torre. Guardate i goblin. Vanno avanti come se non ci fosse un oggi. Scusate. Vanno avanti come se non ci fosse un domani. No, il domatore di orsi no. Perché il domatore di orsi? Però ovviamente con l'orda di sgherri riesco a fare qualcosina. Guardate il cucciolone di drago come mi distrugge gli sgherri, proprio fiero, cheat. Guardate il Pekka quanto è potente, guardate. È potente. Lo voglio togliere dal deck però, eh. Lo voglio togliere, lo ammetto. Buttiamoci i barbari. Ovviamente non attaccano il cucciolo di drago, perché? Perché loro sono a terra e lui è in alto. Però loro vanno avanti, belli tranquilli. Almeno distraiamo il nemico e mentre li buttiamo il principe dall'altra parte. Così magari lui non ha l'elisir. L'elisir, no, ce l'aveva l'elisir. Non va bene, così mi butta gli scheletri. Me lo buttano giù come se fosse burro in una burocrazia. Me l'hanno buttato giù, però vabbè, noi facciamo andare avanti gli scheletri. Tanto c'è, lì come si chiamano lì, i goblin che colpiscono gli scheletri e basta. 60 secondi rimanenti. Benissimo, elisir per 2. Ok, ancora il domatore. Questo domatore. Gli scheletri sono la soluzione migliore in questi casi. Sempre sto cucciolo di drago. Intanto che lui colpisce gli scheletri, io mando gli... No, le frecce... Non va bene, le frecce vanno tolte da questo... Mi dà un proprio fastidio. Adesso buttiamo il principe insieme. No, ancora questi scheletri. Basta. Ancora questo bombarolo. Mandamelo, bombarolo. Non è che cambia la situazione. Gli sgherri, orda di sgherri e li distrugge tutti, anzi totti. Ancora sto domatore, li buttiamo gli scheletri. Lui manda le frecce. Bene, bene, bravo. Li senti gli applausi da qua, eh? Bravo, bravo. Perfetto, una torretta gliel'ho buttata giù. Gliel'ho buttata giù. Adesso difendiamo solamente, così almeno siamo a posto. Pum, vinto. Vediamo quanti trofei, vediamo. Recnox, quanti trofei? 34 trofei. Un po' di bauli. Li apriamo, ma sì, bauli omaggio, vediamo. 41 di oro. Barbari per 5, buono. Torre infernale. Non ho ancora utilizzato la torre infernale, però mi dicono che è buona. 42 di oro, 2 sgherri, 4 barbari e basta, mi aspettavo qualcos'altro. E attiviamo l'altro baule. Vabbè, questo episodio finisce qui. Ditemi se vi è piaciuto oppure se non vi è piaciuto. Nonostante, se non vi è piaciuto, non so parlare oggi. Se non, questo episodio vi ha fatto proprio schifo, ditemelo nei commenti. Ma lo farò comunque, quindi è inutile che voi me lo diciate. Diciate. Sono 1279 trofei. Cosa importante, io ho un clan su Clash Royale o Clash Royale. Questo clan si chiama Gente Avvistata. Trovate il nome a destra dello schermo. Troverete anche la mia pagina Facebook e la pagina di Instagram, pagina, profilo, non so come si chiama. Quindi vi ricordo che ci saranno le verità oscure su Clash Royale prima o poi. E arriveranno anche le verità oscure su Talia Strike. L'avevamo detto. Quindi lasciate tanti like se vi piacciono questi episodi qui. Quindi basta, non ho più nient'altro da dire. Basta, continuo a parlare, basta. Quindi lasciate tanti like, un commento o anche più commenti, lasciate 50 commenti se volete a testa, iscrivetevi al canale e ciao a tutti da Avvisto Avvistato.
Thank you.